ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio e la puntata che fa da ripresa per quanto riguarda il mese di settembre alle attività dell'Assemblea Toscana, attività che riprenderanno ufficialmente nel corso dei prossimi giorni, ma intanto facciamo il punto della situazione su quali sono gli obiettivi in vista degli ultimi mesi del 2023 per quanto concerne proprio l'attività dell'Aula di Palazzo del Pegaso, cominciando dalla maggioranza, ovvero PD e Italia Viva. Vediamo. Concludiamo la prima fase dell'attività prima della pausa feriale con un intenso lavoro che è appunto quello dell'approvazione del piano regionale di sviluppo del DEFR e riapriremo con impegni altrettanto importanti. Uno tra tutti il piano dei rifiuti che ha avuto un'importante gestazione nell'ambito della Commissione che ha fatto un grande lavoro di audizione e a settembre ci troveremo ad affrontare questo tema e ad approvare il piano. Avremo poi la proposta per quanto riguarda la realizzazione di Toscana Strade, ma poi inizieremo anche a ragionare del prossimo bilancio, quello che riguarda il 24. E quando parliamo di bilancio sappiamo che tutti i temi sono toccati e quindi inizieremo a fare una verifica di quella che è l'attuazione della risoluzione che abbiamo approvato alla fine degli Stati Generali per quanto riguarda la sanità e avremo questo importante momento di confronto con la società toscana per vedere quello che sarà possibile allocare anche come risorse e quindi trasformare in progetti attraverso il bilancio per l'anno successivo. È evidente che superato il piano regionale di sviluppo, un passaggio importante per la maggioranza riguarderà il piano dei rifiuti e non solo, sarà un settembre caldo, non soltanto climatico, perché dovremo definire e avere coraggio. Noi abbiamo chiesto che il piano regionale dei rifiuti sia un piano di sviluppo economico, un piano di carattere industriale, dove il rifiuto diventa un elemento e un valore per la Toscana, non si deve soltanto smaltire, non si deve soltanto riciclare, ma si deve trasformare in energia. Questa potrebbe essere una grandissima opportunità. Dentro il piano noi siamo disponibili a ragionare anche su un ambito unico regionale che possa fare di un fabbisogno unico regionale la possibilità di fare programmazione, quindi anche la localizzazione degli impianti diffusi su tutto il territorio regionale. La Toscana o pensa da Toscana in grande rispetto a questo grande tema o altrimenti perderà questa sfida. Servirà coraggio, servirà capacità di assumersi responsabilità e di fare delle scelte. Noi siamo disponibili anche a una questione che in queste ore non si vorrebbe affrontare, cioè quella della localizzazione degli impianti. Serve dare risposte importanti non soltanto sulla termovalorizzazione, non soltanto sulla trasformazione del prodotto, ma anche sul riutilizzo di aree come quella per esempio di Livorno, che potrebbe essere ovviamente valorizzata dentro un percorso anche di riqualificazione e soprattutto di occupazione molto importante. Questo è uno degli atti più importanti che noi abbiamo di fronte a noi. Perché? Perché con il sistema dei rifiuti noi dobbiamo costruire le condizioni per una Toscana che sia più attrattiva, più per le imprese ma anche per le famiglie, partendo da tre principi fondamentali. Io questo l'ho detto sempre al Presidente Gianni e all'Assessore Monni. Tutto quello che si produce in Toscana deve essere smaltito in Toscana, con un equilibrio tra aree territoriali. Non si può essere un pezzo di Toscana che produce e un pezzo di Toscana che smaltisce. Quello che viene prodotto nell'area centro dovrebbe essere smaltito nell'area centro. Questo vuol dire che gli impianti devono essere diffusi sul territorio, ci deve essere chiarezza per chi investe dove saranno quegli impianti. Ma perché dico tutto questo? Perché avere chiarezza di come si smaltisce vuol dire anche ridurre le tariffe. Quando si riducono le tariffe si dà risposte ai cittadini e alle imprese che vogliono investire. Bisogna farlo cambiando il paradigma. Noi dobbiamo fare in modo che in discarica non ci vada più del 10% dei rifiuti che vengono prodotti nella nostra regione, che si possa chiudere il ciclo dei rifiuti andando a lavorare sulla chiusura anche attraverso forme alternative innovative. Bene, questo piano va esattamente in questa direzione. Io dico di più, senza ideologia.
valutiamo anche se ha un senso nella nostra regione ci sia un termovalorizzatore, valutiamolo serenamente, facciamolo sapendo che queste tecnologie moderne non sono più pericolose di altre, anzi alcune di queste tecnologie, quelle più moderne, possono ridurre in maniera sensibile l'impatto ambientale. Facciamolo sempre pensando ai cittadini. Restano invece molto critiche le opposizioni, non solo sui temi da affrontare, ma anche sulle modalità con cui farlo per i prossimi mesi e anche per i prossimi anni, come è già emerso nel corso del dibattito acceso nelle scorse settimane che ha portato all'approvazione in aula del piano regionale di sviluppo. Allora cerchiamo di capire quali sono gli obiettivi anche a lungo termine delle stesse opposizioni. Le priorità per settembre, per quanto ci riguarda, spero siano infrastrutture e lavoro. La Toscana oggi è stato proprio argomento di dibattito in aula in questi giorni sul PRS. Il Partito Democratico sbaglia perché considera oggi la Regione Toscana una regione attrattiva per chiunque voglia venirci a vivere o a investire. E questo è vero, perché oggi la Toscana è una regione attrattiva. Ma dobbiamo pensare che le nostre infrastrutture sono già scadenti e obsolete oggi, e chi oggi viene a investire in Toscana lo fa in nome di quel brand Toscana, di quella fama, di quella appeal che la Toscana ha in tutto il mondo. Pensare a un futuro, noi dobbiamo pensare a quello che succederà tra 20 anni, e siccome in 20 anni non si realizza nemmeno mezza infrastruttura coi ritmi della Toscana e dell'Italia, perché ieri il presidente Gianni ha parlato di godimento nel veder partire la talpa dell'alta velocità a Firenze, la talpa doveva partire 17 anni fa. Okay? Quindi questi sono i ritmi delle costruzioni delle infrastrutture in Toscana. E allora, se noi non mettiamo mano alle infrastrutture, oggi forse siamo attrattivi, ma tra 20 anni non lo saremo più per nessuno, e noi dobbiamo pensare a quello che succederà tra 20 anni, non a quello che succede oggi. Quindi primo tema. E il secondo, spero sia una Toscana un po' più unita, nel senso connessa. Ne abbiamo parlato in aula, io mi auguro che a settembre parta questa sfida. Oggi ci sono più di 40 comuni in Toscana, 40 comuni in Toscana in cui non esiste il segnale cellulare, in cui non esiste una copertura internet, e questo non significa che i bambini di quei comuni non possono giocare ai videogiochi sull'iPad. Questo significa che una giovane coppia che deve scegliere dove comprare casa, tra scegliere di comprarla in un comune A dove c'è un segnale cellulare o scegliere di comprare in un comune B dove questo segnale non c'è, sapendo e avendo imparato sulla nostra pelle che sempre più spesso si potrà ricorrere allo smart working, al lavoro da casa, alla videoconferenza, non la compra la casa dove non c'è un segnale di copertura internet. Un'azienda che deve aprire un nuovo capannone non lo fa in un comune dove non c'è la fibra, perché è fuori dal mondo, perché parte già non competitiva prima ancora di aprire. E avere 40 comuni e una porzione enorme di territorio, soprattutto nel nord-ovest della regione, ancora non coperta dalle infrastrutture digitali, è un gap che la Toscana paga in maniera enorme nei confronti delle altre grandi regioni del nord, e che ti avvicina purtroppo alle regioni del sud Italia anziché competere con quelle del nord. E questo è un tema. Il presidente Gianni ci ha lanciato la sfida, ha detto che entro la fine della legislatura avrà colmato questo gap digitale, lo aspettiamo al varco. No? Io mi auguro di dargli ragione, lo dico prima. Da settembre partirà in primis una discussione che è già iniziata in parte su quello che è proprio il piano dei rifiuti. Lo attendevamo da tempo e quindi su quello ci batteremo fortissimo, perché appunto noi abbiamo una linea, una strategicità diversa su quelli che sono i servizi che la Toscana deve offrire ai propri cittadini e alle proprie imprese. Partiremo anche come centrodestra con una serie di proposte. Tutto partirà con una conferenza, una delle prime conferenze programmatiche di centrodestra, indetta proprio dai 3 capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma non sarà l'unica, perché da lì partirà un progetto condiviso con tutti i nostri sindaci della Toscana, i nostri parlamentari e i nostri coordinatori, dove batteremo tantissimi temi, dall'ambiente alla sanità, alle infrastrutture, alla cultura, alla scuola e allo sport, perché da lì
partiranno le nostre proposte per Toscana 2025. Siamo pronti per questa sfida. È una sfida che ci vede al governo a livello nazionale e siamo sicuri che tra 2 anni e mezzo ci troverà anche al governo di questa regione. Abbiamo bisogno anche di far capire a tutti i cittadini toscani quelle che sono le nostre proposte, non solo in aula, in consiglio regionale, ma inizieremo una serie di comunicazioni in tutte le province, batteremo tutti i territori insieme, perché veramente ci crediamo, questa è la volta buona, noi siamo pronti, siamo uniti, abbiamo una strategicità veramente diversa di Toscana, siamo pronti insieme ai nostri ministri a dare un import diverso alle infrastrutture, un import diverso alle nostre aziende, a far sì che veramente la Toscana cambi passo per quello che merita. Poi ci attendono anche altre importanti iniziative, altri appuntamenti elettorali che sono quelli delle amministrative e delle europee. Il centrodestra è pronto veramente a battersi per questa regione, per tutti quei toscani che non credono più in un partito democratico, anzi in una maggioranza che forse non esiste più. Lo abbiamo visto ieri sulla legge di Tartufi, la divisione tra PD e Italia Viva, lo abbiamo visto anche dall'assenza di Italia Viva durante il dibattito del piano regionale di sviluppo. Quindi noi saremmo anche pronti a non attendere il 2025 ma ad andare a votare nel 2024, perché i cittadini toscani meritano una maggioranza diversa. La visione è quella che noi abbiamo, una visione di Toscana diversa, e proprio per questo, perché abbiamo una visione di Toscana diversa, i gruppi di centrodestra incontreranno i parlamentari di centrodestra insieme ai sindaci che amministrano i comuni di centrodestra, sia sopra i 15.000 e sotto i 15.000 abitanti, per lavorare insieme a loro non al programma per le prossime elezioni amministrative, cioè le elezioni regionali, ma per lanciare la Toscana 2025. Il governo di centrodestra, partiamo da quello che i nostri sindaci hanno fatto e che stanno facendo, partiamo dal buon lavoro delle amministrazioni di centrodestra, consapevoli del lavoro che il centrodestra ha fatto in Consiglio regionale in questi 2 anni e mezzo e consapevoli che esiste una possibilità di vincere le prossime elezioni regionali. Questa possibilità noi vogliamo giocarcela fino in fondo, ci crediamo, non solo ci crediamo, iniziamo a lavorare 2 anni e mezzo prima, per farci trovare pronti, per portare all'attenzione delle donne e degli uomini della Toscana il lavoro che è stato fatto in Consiglio regionale, la visione di una Toscana diversa, ricordava benissimo la Presidente Meini prima, penso al tema dei rifiuti, penso alla sanità, penso ai distretti industriali, penso al tema dei mari, penso al tema dei porti, penso alle infrastrutture toscane, insieme ai sindaci, ai consiglieri regionali, ai consiglieri comunali, ai nostri dirigenti di partito, costruiremo insieme questo bellissimo percorso che ci porterà a vincere le elezioni regionali del 2025. Da settembre sarà fondamentale ricominciare il lavoro da dove è stato lasciato, e mi sento proprio di dire così, lasciato da questa giunta, cioè da quelle che sono le ambizioni messe su carta del PRS e del DEFR e che per essere implementate hanno bisogno di un deciso cambio di rotta. Ci sono tanti aspetti per combattere le disuguaglianze, tutte le questioni che riguardano l'edilizia residenziale pubblica, la tutela del lavoro, la bonifica dei siti, l'ambiente, il ripristinare alcune leggi e soprattutto alcuni limiti che mettevano dei paletti all'utilizzo del suolo. Tanti aspetti, su cui tra i quali anche il lavoro per la multiutility, anzi contro questa multiutility e contro progetti scellerati come la terza torre di Novoli, inaudita in un momento come questo, e progetti anche come quelli che riguardano la tutela dell'ambiente, della qualità delle acque, le comunità energetiche, molti temi di cui questa giunta vorrebbe appropriarsi o lo fa sulla carta ma che in realtà non riesce a implementare, che sono stati portati avanti a livello nazionale dal Movimento 5 Stelle e che continuiamo anche a portare avanti a livello territoriale per la tutela di coloro che combattono contro le disuguaglianze e contro una Toscana che sia più equa, più giusta veramente, non a 2-3 velocità come purtroppo ci ha condannato a essere questa giunta. Questi dunque gli obiettivi di maggioranza e opposizione in vista della ripresa dei lavori del Consiglio regionale nel corso dei prossimi giorni, ripresa che naturalmente continueremo a seguire con le puntate della Voce del Consiglio, ovviamente su RTV 38. L'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.